Pensiero personale, un podcast di parole di management. Buongiorno a tutti e benvenuti a Pensiero personale, il podcast che racconta l'attualità attraverso il confronto con la direzione risorse umane. Con noi oggi c'è Antonio D'Agata, Partner and Director Strategic Account di Axiante, Business Innovation Integrator impegnato a sostenere le aziende nella trasformazione digitale. Buongiorno e benvenuto a Pensiero Personale. Grazie, buongiorno Federica. L'industria tecnologica per le risorse umane sta crescendo in modo significativo, di conseguenza anche gli strumenti per la selezione e la gestione del personale divengono centrali. Si tratta di soluzioni innovative dotate del potenziale per trasformare il mondo HR e anche per fornire alle aziende un vantaggio importante per stare sul mercato. In particolare il digitale in questo ambito è utile per pianificare. Partiamo proprio da qui. Esistono due tipi di pianificazione, una di lungo periodo e una focalizzata sul breve periodo. Che differenza c'è tra le due e quali sono gli obiettivi a cui tendono? Ma cominciamo col dire che sono due obiettivi notevolmente differenti. Allora, se prendiamo in considerazione una pianificazione breve periodo, gli obiettivi sono molto più tattici, sono molto più legati all'efficacia, quindi alla rapidità, quindi alla capacità di reagire ad eventuali eventi imprevisti. Non so, tipo ferie, risorse, ferie. Delle risorse, ma anche permessi piuttosto che malattie. Diciamo quindi è una gestione attraverso la rotazione delle risorse che sia il più possibile efficace. Se invece consideriamo il lungo periodo, gli obiettivi sono molto più strategici, sono più legati all'efficienza vera e propria. Se vogliamo provare a fare una distinzione tra una pianificazione del lungo periodo delle risorse e una dei costi, se cominciamo dalle risorse, gli obiettivi spesso e volentieri sono quelli di gestire una gestione ottimale di quella che è l'organico. Organico inteso come la capacità di gestire tutte le risorse per non solo, direi, supportare quello che è la struttura commerciale ed organizzativa dell'azienda allo stato attuale, ma anche se vogliamo considerare eventuali richieste del business in termini di crescita, quindi di nuove aperture piuttosto che di chiusure, no? Ora, secondo noi ci sono due modi per supportare la crescita, o attraverso il reperire il know-how all'esterno, quindi attraverso l'assunzione di nuove risorse, o attraverso una crescita interna, no? Delle persone che già sono in azienda, attraverso una crescita personale. Come Axiante cerchiamo di sviluppare quest'altra per diversi motivi. E se è vero che da un punto di vista interno la formazione è molto importante, per fare in modo che il dipendente che sta all'interno dell'azienda possa credere che l'azienda crede in realtà in lui, quindi perché ha un futuro all'interno dell'azienda, è molto importante che ci sia una formazione. Formazione che non è solo una formazione di prodotto, ma sicuramente anche una formazione di processo. Oltre a questo, un altro aspetto sul quale bisogna investire è anche fornire un percorso di carriera molto chiaro, molto, molto preciso, in modo tale che non si resti nella propria confidente area. Quindi l'aspetto motivazionale diventa importantissimo. Se invece sul lungo parliamo di una pianificazione legata ai costi, gli obiettivi quindi sono diversi. Prendiamo per esempio un'azienda, volendo citare un esempio, un'azienda del fashion, una multinazionale. Beh, la sfida principale in questo caso per controllare i costi è quello di far coesistere quindi un unico modello di pianificazione, partendo da diversi singoli modelli di ogni country. In ambito di costo del personale, ogni country chiaramente ha il proprio modo di calcolarlo, perché ci sono le proprie normative. Fare in modo che centralmente ci sia il controllo, ci sia un unico modello in cui rappresentare le voci di costo, permette di tenere sotto controllo e fare un confronto tra quello che è la situazione attuale dell'azienda, anche con i vari scenari di pianificazione. Quindi,
a proposito proprio di supporto tecnologico, perché è utile affidarsi a una piattaforma digitale? Guarda, più che utilità, oggi parlerei di obbligo. Ci sono alcuni aspetti, per esempio oggi viviamo ovviamente nell'epoca dello smart working e quindi c'è questo decadimento del face to face, siamo tutti collegati tramite Meet, ma si perde quel rapporto personale. Il fatto anche che lo smartphone è passato da un utilizzo negli anni sempre personale a uno sempre meno personale, quindi prima le informazioni non transitavano mai dal proprio smartphone, oggi lo sono molto di più, quindi si fa tutto con il dispositivo mobile. O anche il fatto di rendersi compliance GDPR, quindi il fatto di, immaginiamo il vantaggio oggi in una multinazionale di avere un supporto, una piattaforma digitale che abbia già al proprio interno tutte le varie normative, tutte le varie specifiche in tema di riciclaggio e di privacy e via discorrendo. Immaginiamo come sia molto più semplice restare nella compliance e quindi evitare tutte quelle violazioni che in realtà si possono fare se tutto viene rilasciato alla persona, quindi tutti gli errori umani che ci possono essere. Quindi tutti questi temi sono tutti affrontabili in modo utile solo se abbiamo un corretto supporto tecnologico. E volendo indicare, visto i tempi in cui viviamo, utilizzare un supporto tecnologico, utilizzare una piattaforma al passo con i tempi, aumenta sicuramente quello che è l'employee engagement. Ecco, quindi proprio a proposito di questo, no? Le moderne soluzioni di workforce management contribuiscono appunto ad aumentare l'engagement dei collaboratori. In che modo avviene? Ma è necessario che una moderna soluzione di workforce management abbia un'implementazione del cosiddetto modello di employee self-service. Diciamo che l'employee self-service rappresenta tutte quelle tecnologie che permettono a un collaboratore di gestire tutto un insieme di attività in autonomia, quindi rimanere informato su quello che è la situazione dell'azienda, quindi ricevere notifiche, mandare notifiche, mandare messaggi, ma anche avere una visibilità di quello che succede nel breve in termini di pianificazioni, quindi di scheduling mensile, settimanale, la possibilità di richiedere permessi, cioè oggi, o addirittura anche spingerci in alcuni casi a ricevere, se sono previste, quanto delle sales commission saranno poi erogate a fine mese. Cioè oggi il dipendente vuole gestire in autonomia tutta una serie di cose che magari in passato erano fatte in altro modo, quindi in pratica tutte queste hanno la caratteristica della velocità, no? Cioè per fare in modo che aumenti l'engagement, quindi il coinvolgimento da parte dei collaboratori nell'azienda, è necessario che tutto sia fatto in maniera veloce e in maniera digitale e assolutamente obbligatorio. Certo. Prima ha citato appunto il tema dello smart working. Come sappiamo, lo scoppio della pandemia ha portato dei cambiamenti che poi sono rimasti costanti nel tempo. Uno di questi è proprio il tema del lavoro da remoto. Quindi, come questa tecnologia può essere utile per le aziende che adottano lo smart working o comunque per aziende geograficamente diffuse? Ma ormai praticamente le aziende che adottano lo smart working sono tantissime ed il digitale è l'unica strada che si può percorrere per costruire un canale importante di comunicazione tra l'azienda e il collaboratore. Però visto che la domanda riguarda le aziende geograficamente diffuse, per rispondere a questa domanda magari facciamo banalmente un esempio su come ci possa tornare utile. Facciamo un esempio di un'azienda, così di retail, che abbia 100 negozi sparsi in Italia, quindi in tutta la nostra penisola. E ipotizziamo che la gestione delle risorse, lo scheduling nel breve, sia di competenza di una risorsa, quindi di un manager, quindi 100 manager che chiaramente fanno questa attività in Excel. Quindi supponiamo che arrivino eventi improvvisi come ferie, malattie,
malattie, tutta questa gestione viene rilasciata alle capacità del singolo manager che, oltre a perdere tempo, sicuramente non utilizzerà al meglio le risorse. A dotarsi di un sistema, di un software, di una soluzione che permetta anche di suggerire quella che è la risorsa più adeguata a coprire determinate mancanze, quindi ti dà già il nome per caratteristiche, per know-how, ma anche per aspetti contrattuali da non sottovalutare, part-time, full-time in generale. Pensate a quali vantaggi potrebbe dare in termini non solo di effort collegato al manager, ma anche di ottimizzazione di quello che è l'utilizzo delle risorse. Quindi, insomma, viviamo in un mondo sempre più frammentato e rapido, perciò come questa tecnologia riesce a colmare la distanza fisica e, insomma, come vede anche il prossimo futuro e quali sono i bisogni che una piattaforma digitale di HR Planning dovrà soddisfare? Ma allora, diciamo che come Axiante crediamo che nel futuro l'adozione di piattaforme digitali per la gestione della forza lavoro sarà sempre più spinto, sempre più evidente. Diciamo che oramai, grazie alla connettività, il legame tra le varie persone, i team di lavoro, ha superato quelli che sono il classico vincolo degli orari piuttosto che il luogo. E quindi è necessario ed obbligatorio identificare un canale di comunicazione molto più diretto. Oggi il dipendente vuole gestire tutto un insieme di informazioni tramite uno schermo di piccole dimensioni. Quindi se io voglio richiedere ferie o permessi o voglio avere evidenza di determinate cose, voglio fare più operazioni possibili con il mio smartphone, quindi con un dispositivo mobile. Quindi quello che crediamo noi è che nel futuro la giusta soluzione sia un mix tra una parte mobile in grado di soddisfare tutti questi requisiti, quindi tutte le operazioni che si possono fare su un dispositivo mobile, e una parte in cloud centralizzata in cui tutte quelle attività che non sono replicabili in uno schermo di piccole dimensioni si possano svolgere tranquillamente, come una pianificazione piuttosto che una reportistica istituzionale. Quindi crediamo che sia questo il mix corretto per avere la soluzione migliore. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Grazie Antonio per essere stato nostro ospite e aver condiviso la vostra prospettiva in ambito risorse umane. Grazie Federica, a presto. Grazie a tutti per averci seguito e io vi do appuntamento alla prossima puntata di Pensiero Personale.